Eh sì, avete capito bene. Ah. Avete capito proprio bene, ragazzi, siamo tornati nel terzo episodio di shoppare da bendato su Fortnite. Sono veramente gasato, sono pronto, anche lo shop direi che è abbastanza pronto. Oggi ci sono delle cose abbastanza interessanti. Ho un po' paura, ma sono anche curioso di vedere cosa andremo a shoppare. L'upgrade l'ho fatto, l'altra volta ho usato come benda dei pantaloncini. Probabilmente molte persone avranno già pensato di lasciare dislike per questa sciarpa che ho mostrato in questo video, ma io vi dico che a 20.000 mi piace, io vi porto il quarto episodio di Shoppare da Bendato Challenge. Quindi vedete un po' voi se vi conviene lasciare dislike. Direi di passare subito in game, mi raccomando, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e soprattutto condividete questo video ai vostri amici. Entriamo in gioco. Ecco qui lo shop di oggi, abbiamo un sacco di cose abbastanza carine, ad esempio abbiamo Frittella, che è veramente carinissima. Se mi uscisse questa sarei anche abbastanza contento. Poi abbiamo lui, Ringhio. Ogni volta che escono nuove skin i nomi sono sempre più belli. Complimenti, Epic. Poi abbiamo anche questo deltaplano e questo piccone, che sinceramente non mi fa impazzire. Ok, 10 livelli del pass battaglia. Se mi escono questi rido, veramente rido, perché non ha senso far uscire questa cosa. Non la possiamo neanche usare in game alla fine. No, no e poi no. Direi che possiamo partire, ma io sono sicuro che in questo preciso istante qualcuno non ha ancora lasciato mi piace per vedere il quarto episodio di Shoppare da Bendato su Fortnite. Quindi io adesso prendo la sciarpa, mi preparo, intanto voi lasciate il mi piace. 3, 2, 1. E ci vorrà un po' di più per mettere la sciarpa. Cosa faremo adesso? Andrò a shoppare uno di questi oggetti. Poi andremo a fare una partita con l'oggetto che abbiamo shoppato. E dopo aver fatto questo ne shopperemo un altro fino a quando non finisce tutto. 3, 2, 1, vai. Perfetto, iniziamo a scorrere, iniziamo a scorrere. Ok, così sì che stiamo andando veloci, lo sento dall'audio. 3, 2, 1, stop. Ok. Io già lo clicco. Vediamo cos'è. 3, 2, 1. Parasail vaporoso. Sto per shoppare seriamente questo deltaplano. Alla challenge non si comanda. Come primo oggetto di oggi andremo a shoppare Parasail vaporoso. Vabbè. Siete pronti a vedere come sarà questo deltaplano in partita? Parasail vaporoso tra 3, 2, 1. Bam! Eccolo qua. Wow. In a chest. Scaracca. Ok. Nemico che mi pusha. Cioè, questo ha aperto la chest. È andato, è andato. Ok, vediamo ora cosa fa. Mo muori, mi dispiace. È atterrato un altro nemico. Let's go! Così mi piace. Tutto merito del nuovo deltaplano. Ma la vera domanda è: perché davanti al Durburger c'è? Tun tun tun. Vedi che ho fatto bene a lootare il burger. Io lo sapevo che si nascondeva qualcosa di utilissimo qui. Siamo rimasti già in 19. Uffa. Ma quello è un nemico. Vabbè, è imprendibile. Mi devo avvicinare, mi devo avvicinare, mi devo avvicinare. Sta sparando qualcuno. È immobile, cos'è? Ma è un nemico quello. Raga, è una roccia. Dovrebbe essere in questo piano. È uscito. È scappato. Sta dietro il pullman.
Olè, uno fuori. Oh, non ci voglio credere. Come ho fatto a salvarmi? Ok. Provo ad andare in safe. Provo ad andare in safe. Lui resta nella tempesta. Volo, volo, volo. Ok. Ok, vediamo se faccio in tempo a farmi sti due scildini. Vai. Boom, olè, eliminato. Andato anche lui e c'ha anche colpi del lanciarazzi, perfetto. Non aveva legno, wow. Ho 729 di pietra e 52 di legno, ok. Secondo voi là c'è qualcuno? Vabbè, nel dubbio noi rompiamo. Ah, oh, sì, c'è qualcuno, lol. Allora, io volo e provo a prendermi questo airdrop. Che ne dite? Magari intanto, che ne so, proviamo a sparare qualcuno. Mi pusha. Oh cacchio. Oh cacchio. No, non andiamo nello stesso posto, bro. Fammi caricare questo. Ok. Abbiamo una specie di fortino, possiamo dire. Lui. Magari piazziamo anche una trappola qui, che ne so. Ok. Lui mi ha visto. No, non ci credo. Non ci voglio credere. Vai, entra. Sì. Non ci credo. L'ho hittato. What the fuck. Olè. Fuori uno. Non ci voglio credere. La trappola ha funzionato. Che culo. Non riesco ancora a capire dove... Oh cacchio. Ok, l'ho visto, raga. È sul tetto di quella casa. Eccolo. Ok. Centosedici. Ho vinto. Con il deltaplano che si attiva alla fine della partita. Non ci voglio credere, che spettacolo. Proprio perfetta per questa partita, perché dovevamo provare il deltaplano. Io lo dico, ragazzi, quando uno fa le partite per vincere, non vince mai. Quando uno gioca per testare il paracadusile, vince. Così, raga, funziona così sto gioco. Adesso però è arrivato il momento di shoppare un altro oggetto. Pronti a vedere cosa ci uscirà? Cioè, a vedere voi, perché io non lo vedrò. Mescola fin quando la pasta non è pronta. 3, 2, 1, stop! Beh, io sto seriamente per shoppare 10 livelli del pass battaglia così, eh? Scusate, allora aspettiamo un secondo, andiamo a vedere cosa si sblocca con 10 livelli del pass. Beh no, alla fine se ci pensiamo ci sta, perché possiamo usare questa nuova skin in partita, quindi la partita viene sempre diversa. Poi abbiamo questa nuova scia. Abbiamo anche il draghetto viola. Ok, allora ci stiamo molto. E il pomodoro elegante, non so se lo sbloccherò, però vabbè. Allora, abbiamo sbloccato la scia. Vabbè, sta cosa. La skin. Questi cosi dalla forma ambigua. Ah, anche il pomodoro elegante, anche l'ape. E anche 200 V-Bucks addirittura. Mamma mia. Direi che ci andiamo a mettere tutte le nuove cose che abbiamo sbloccato in questo momento. Anche il draghetto rosa.
Quindi, mamma mia, faremo una partita bellissima con queste cose. Il piccone non ce l'abbiamo, ma io metto lui, perché non lo metto mai. Direi che possiamo incominciare. Ah, che possiamo incominciare. Oh, il pomodoro elegante, stiamo scherzando. Io provo a buttarmi a pinacoli pendenti. Guardate quanto è carino il draghetto rosa. Prendiamo pure questi anelli che dovrebbero portarci a pinacoli. Vabbè, i nemici sono già arrivati e poi c'è Mattis che si mette dentro gli anelli a caso. Ok, va bene. Ho 3 fucili d'assalto, fantastico. Ecco, ci mancava l'Akog ovviamente. Eccolo lì. L'ho visto. Proviamo a usare questo, raga, non so cosa riuscirò a combinare. Ok, un hit gliel'ho dato. Carico. Oh, è morto. Ok, grazie, mi hai salvato la vita. Eccolo. Headshot 74. Ok. Ok, un altro nemico. Mamma mia, cosa sta succedendo? Fatemi andare via da qui. Non vedo neanche delle band lì. La cosa è strana. Quello secondo voi sta ancora camperando al palazzo centrale? Boh, io non lo sfiderei. Band. Eccolo! Guarda! Ok, Tato. Ok, è qui. Olè, è andato. Ha andato anche lui. Adesso 100 di scudo non ce l'ha. Un altro nemico che pusha. Va bene. Questo non dovrebbe avermi visto, però. Mi ha visto. Un altro nemico che vola lì. Provo a pusharlo. No, non l'ho hittato di quanto. Eccolo. L'ho hittato 105, ma non sono riuscito a ucciderlo. Ma stanno giocando insieme quelli? Scusate, non sono entrati in due là? Raga, perché io ne vedo tu? Raga, stanno facendo team. Ok, sono fottuto, mi hanno visto. Mi hanno visto, sono morto. Sono morto. Basta, ormai li devo fightare, raga. Niente ragazzi, sono due. Uno è andato. Così ti impari a fare team. Vai, vediamo cosa fai te da solo senza l'amico tuo. Vediamo che fai. Vediamo che fai senza l'amico tuo. Cosa fai senza l'amico tuo? Ah, mi volevi pure mettere a trappola. Bravo, bravo. Mi piace la tua strategia. Sei very good, guarda. Ok, andare così allo scoperto. Oh, cacchio. Questo è quello di prima, raga. Oh, ok, sono morto. Ho una jump. Ricordati. Hai una jump. Via. Andiamo da qualche parte di utile. Ok. Carica lo sniper. Cioè, guarda cosa si tiene lui. Oh, 150. No, vabbè. Col Barrett non l'ho ucciso. Siamo seri. Aia. Questo è da pushare, ragazzi.
Olè. Avevo detto che era da pushare questo. Guarda quelli che stanno volando. Mi ha colpito. Cioè, mi ha sparato un nemico. Non ho capito da dove. Eccolo. Forse era lui. Forse era lui. Spam. 3,75. Via anche lui. Niente. No, ho preso danno da caduta. Ok. Sono in safe. Non sono riuscito ad arrivare sulla montagna. Olè. Olè. Ok, saliamo sulla montagna. Nemico. No, no, da sotto, da sotto. Ok, questo è un problema. Sono morto da danno da caduta, ragazzi, ci ho provato. Partita con 8 kill, morto da un tizio che aveva una kill, però niente, non sono riuscito proprio a salire. Che sfiga, oh, potevo fare la doppia vittoria reale in un video. Abbiamo fatto due partite, a mio parere, molto belle, potevo vincere anche la seconda, ma fa niente, è andata così. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e io vi ricordo che a 20.000 mi piace, sembrano infiniti, ma so che li possiamo raggiungere. Vi porterò il quarto episodio dove andremo a shoppare 3 oggetti. Quindi mi raccomando un bel like, condividete il video ai vostri amici, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, campanellina delle notifiche sempre attiva per non perdere tutti i video e tutte le live soprattutto. E niente, noi ci vediamo domani 14:15 con un nuovissimo video e ciao ragazzi!